critici da parte degli auditi riguardo alla possibilità di mettere regole fisse, è certo che questa legge sta producendo il vuoto, continuerà a produrre il vuoto e quindi un vantaggio vicendevole per il PD e per il Movimento 5 Stelle, cosa che è assolutamente vergognosa in questo momento. La ringrazio. Allora, relatore Richetti, prego. Grazie Presidente. È a più riprese che si pone, non solo da parte dell'onorevole Quaranta, che lo ha fatto puntualmente sia in commissione che in quest'Aula, la scarsa incisività di questo provvedimento, richiamando al fatto che la declinazione del metodo Colleghi, democratico. abbassate il tono della voce, per favore. E sarebbe il caso di non dare le spalle alla Presidenza. Grazie. Il riferimento, Grazie. Presidente, al metodo democratico non avrebbe quella cogenza e quelle declinazioni alle quali anche l'onorevole Zaccagnini faceva riferimento. Colleghi, un secondo, che cosa succede? Colleghi, chiederei a tutti di non voltare le spalle alla Presidenza. Grazie. Dispiace un po', Presidente, che i lavori di quest'Aula siano sottoposti ad un maggiore interesse da parte dell'opinione pubblica che sta scrivendo cose molto belle e interessanti sui nostri lavori e non da noi stessi in prima battuta, perché devo dire che questa discussione, con tutti i limiti, le fragilità che può avere, è una discussione che ha elementi di portata, non voglio dire storica, ma di grande rilevanza, per cui spero che nel prosieguo possano essere colti. Ma facevo riferimento all'applicazione e al riferimento al metodo democratico. Le istituzioni non cominciano con la nostra presenza in quest'Aula, il corso della loro storia e della loro vita. Le istituzioni hanno un prima e dopo di noi. Se nell'anno 1999 Leopoldo Elia presenta un progetto di legge costituzionale per attuare l'articolo 49 e per dare una definizione di metodo democratico rivolto all'interno dei partiti, ci sarà una motivazione. Probabilmente con legge ordinaria si